Grande successo all'interno della kermesse milanese della BIT, Borsa Internazionale del Turismo, nello spazio riservato a Regione Marche per la Confesercenti Pesaro Urbino, che ha presentato il progetto di accoglienza turistica sugli itinerari dedicati a Federico da Montefeltro, promossi con il supporto operativo di Raffaello Travel Group e il patrocinio di Comune di Urbino e Camera di Commercio delle Marche. È la prima delle proposte federiciane individuate da Confesercenti per celebrare i 600 anni dalla nascita del Duca, come ci spiega in questa prossima intervista il direttore Confesercenti Pesaro Urbino, Alessandro Ligurgo. Diciamo che nel nuovo corso di Confesercenti cominciamo a promuovere anche fortemente un po' tutte le nostre manifestazioni, le nostre idee, i nostri progetti. Primo tra tutti non posso non ricordare il nostro brodetto con il Fuori Brodetto, quindi il Festival Internazionale Brodetto, Brodetto Fest, che è una cosa fantastica, ormai lo sappiamo tutti, è giunta la 20ª edizione, con ulteriori novità. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire dai personaggi che vengono a frequentarlo, fino anche al modus operandi del brodetto. E in più poi abbiamo anche qualche chicchettina qua e là da presentare, da far vedere. È fondamentale per noi esserci, perché essere qui vuol dire noi imparare anche qualcosa da quello che possono essere anche le altre regioni, le altre manifestazioni, e lo spirito un po' con cui si entra in questo circuito. Dall'altra parte però anche promuovere il nostro territorio, che non è solo la provincia di Pesaro, ma è un po' tutta la filiera della zona delle Marche, quindi dal Parco San Bartolo fino a San Benedetto del Tronte Ascoli. Noi ci siamo, ci vogliamo essere e ci dobbiamo essere. Partecipiamo con il comune di Fano, in questo caso con il Brodetto Fest, perché lo dicevi tu prima, è una manifestazione che è importante non solo localmente per il comune di Fano, ma ormai è diventata una manifestazione internazionale, veramente internazionale. L'anno scorso sono venute persone dagli Stati Uniti, quindi anche giornalisti degli Stati Uniti, il New York Times è venuto a trovarci, è stata una bella visita. È una manifestazione che ormai ha un carattere di internazionalità fantastica, racchiude un po' tutto quello che è la marineria già fanese, quindi partiamo dal peschereccio fino ad arrivare alla tavola imbandita. Il pescato arriva in tavola con 30 ristoratori convenzionati. Dopodiché, nell'ambito della manifestazione, abbiamo cooking show fatto da chef famosi, esatto, da stellati, chef stellati. Abbiamo degli amici del Brodetto Fest. Tra l'altro abbiamo delle concatenazioni con tutto il resto, quindi diceva bene prima Etienne, il Bianchello che è il nostro vino del territorio, che è fantastico anche quello, bisogna starci attenti. E abbiamo poi adesso il contest della bevanda che è caratteristica di Fano, che è la moretta. Io lo chiamo un cocktail perché è fatto di diversi ingredienti, molto buono, e tutti dovrebbero provarla perché effettivamente è fantastica. Anche lì c'è un contest con una gara a chi lo fa più buono. Che nasce come brodetto, poi alla fine diventa esatto, un cosmo nel quale ci si può sicuramente bene sotto il profilo neogastronomico, ci si può divertire e si può fare anche un po' di cultura, come dicevamo. Mi dai le date? 9, 10, 11 settembre di quest'anno la manifestazione, esatto, però non finisce lì, perché dopo abbiamo anche il Fuori Brodetto, un'ulteriore manifestazione dove si potrà gustare sempre nei ristoranti convenzionati il nostro brodetto a prezzi sempre calmierati e convenzionati, molto molto bello da vedere, da provare. E visitiamo anche i nostri ristoranti. Vogliamo dire anche quali sono gli altri progetti magari in ballo? Non li vorrei spoilerare adesso, è una parola che si usa adesso, non li vorrei, però diciamo che ce n'è una che è legata profondamente
al compleanno di Federico, quindi di Urbino, e faremo una cosa molto carina, molto già fatta bene, già sistemata e messa a punto, che però presenteremo con voi magari fra pochi giorni.